Io cercherò di fare delle riflessioni politiche, delle valutazioni politiche e entrerò poco nel merito tecnico di questo decreto, anche perché è stato demolito dalla A alla Z dall'intervento puntuale del collega Luigi Augussori. E vorrei iniziare con questa riflessione. La organizzazione amministrativa, in questo caso l'organizzazione ministeriale, è uno strumento importante che è finalizzato a realizzare, a perseguire una strategia politica. Non è per niente, non è affatto, invece, così come sta accadendo oggi in quest'Aula, un capriccio per accontentare questo o quel ministro, questa o quell'altra forza politica. Capisco che ci siamo ridotti a questo perché il governo in carica non ha una strategia, ma sicuramente non è rispettoso dell'Italia né tantomeno rispettoso degli italiani. La scena del crimine qual è? C'è da un lato l'attore principale, che non è però protagonista, che si chiama Giuseppe Conte, perché compare sempre. Dall'altra parte poi c'è il Movimento 5 Stelle, che a seconda del tema, a seconda del tempo, fa andare avanti delle comparse. E mi spiego meglio perché c'è questa drammatica scena del crimine. Vorrei soffermarmi un attimo sulla vicenda del turismo rispetto al Ministero delle Politiche Agricole e forse fra un po' al MIBAC e poi anche al Ministero degli Esteri. Noi oggi abbiamo come Ministro del MIBAC il ministro di tutte le stagioni, cioè Franceschini, è stato ministro in questo settore con Renzi, con Gentiloni e guarda caso oggi è ministro con il primo attore, non protagonista, Conte. Franceschini oggi rivuole la delega al turismo. Qualcuno potrebbe dire cosa c'è di strano, cosa c'è di male. Nulla, se non fosse però che questo ministro Franceschini è sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Quel Movimento 5 Stelle che pochi mesi fa ha votato con la Lega il trasferimento della delega del turismo al Ministro dell'Agricoltura. Quel Movimento 5 Stelle che evidentemente, se non ha mentito agli italiani, era convinto che era possibile armonizzare, perché di questo abbiamo parlato pochi mesi fa, armonizzare l'agricoltura e il turismo. Il turismo e l'agricoltura. Ma c'è un altro aspetto che rende ancora più drammatica questa scena del crimine. Franceschini, quando è stato ministro del MIBACT all'epoca, con il governo di centrosinistra, quindi Gentiloni, Renzi e Gentiloni, ha fatto la cosiddetta riforma. Dopodiché con il governo Conte 1, in quel ministero è andato Bonisoli, del Movimento 5 Stelle, che ha fatto la controriforma di quella riforma. Adesso il Movimento 5 Stelle, guidato da Conte, rimette a quel posto Franceschini che deve fare la riforma della controriforma. Io voglio capire, penso che come me, tutti quanti gli italiani, perché c'è questa incoerenza. Molti l'hanno capito, è solamente finalizzata a conservare la poltrona, è finalizzata a galleggiare, non a crescere né tantomeno a migliorarsi. Ma alla luce di questa incoerenza, alla luce di questa improvvisazione, che significa perdita di tempo, sperpero di denari, la domanda è pacifica se non doverosa, ma questo l'avete preso per un Parlamento o per scherzi a parte? E aggiungerei anche che dei risultati avevamo cominciato a raggiungerli, grazie all'ottimo lavoro di Gianmarco Centinaio, risultati oggettivi, non decantati da chi ha la stessa veste politica, risultati riconosciuti per ultimo dalla valanga di giapponesi che verranno in Italia a cominciare ad onorare quell'importante lavoro. Ma cosa ancora più importante e che rende invece più grave questo provvedimento, questa miopia politica, è che il connubio vincente tra l'agricoltura e il turismo, mentre noi discutevamo in quest'Aula, fu battezzato positivamente nel contesto internazionale in Argentina, laddove si erano riuniti tutti i ministri dell'agricoltura. E io credo che una forza politica, quella dei 5 Stelle, dovrebbe giustificare agli italiani il perché
di questa incoerenza, il perché di questo strabismo politico. Noi credevamo allora che fosse la ricetta vincente per andare avanti in agricoltura e nel turismo. In quel G20 che cosa fu detto? Che per far emergere le aree rurali era importante mettere come perno principale il turismo. Lo avevamo detto, eravamo convinti, solo che noi siamo rimasti convinti di ciò, altri hanno cambiato idea, chissà per quale non nobile motivo. È una riflessione anche sul ministro degli esteri, voglio farla con franchezza. Diciamocelo chiaramente, tanto noi qui parliamo a quest'Aula per parlare agli italiani, non per parlarci addosso. Tutti hanno capito, tutti, che Di Maio è stato mandato al ministro degli esteri per essere esiliato politicamente e per evitare che continuasse a fare danni in Italia. Questo è chiaro a tutti. Era una promozione per punirlo. Vai all'estero, così non fai danni in Italia. D'altronde era facile arrivare a questa conclusione se parliamo di un ex ministro dello sviluppo economico che ha aperto 160 tavoli di crisi e non ne ha chiuso nemmeno uno, al di là degli slogan e degli annunci giornalistici. Non parliamo dell'Ilva in questo momento perché ne parleremo domani. E che cosa si fa con questo decreto? Si affida a chi ha aperto 160 tavoli di crisi circa. E se n'è scappato? Si affida alla strategia della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese. Una domanda la faccio ai colleghi parlamentari, a tutti, da destra e sinistra, passando per il centro. Ma chi di voi darebbe le chiavi di casa del mare a colui che ha devastato, ha saccheggiato la casa in città? Chi di voi darebbe questo ruolo e questa importante responsabilità? Organizzare e riorganizzare la struttura amministrativa non è un capriccio, è una cosa seria, perché persegue un obiettivo nobile che è quello al quale deve tendere la politica, far star meglio il proprio paese, far star meglio i propri concittadini, i propri connazionali. Qui invece no, si naviga a vista perché a tutti i costi questo governo deve andare avanti per far conservare la poltrona a chi non è più gradito dall'Italia. Però devo anche fare ammenda e devo dire che in questo primo scorcio di governo questo esecutivo qualcosa di importante l'ha raggiunto. Ha fatto dimenticare in poche settimane Toninelli. Peccato che lo ha fatto dimenticare con Fioramonti, un ministro che non è degno di sedere nelle istituzioni e men che meno al ministro della pubblica istruzione se dilegge il nostro crocifisso e se dilegge le nostre forze dell'ordine. Questo avete fatto voi. Però devo dire che al di là dell'assenza di strategia, senatore, no, questo governo, sto concludendo, non è una questione di tempo. Ovviamente lei ha anticipato che non sarebbe entrato nel merito. Io sto facendo una valutazione politica. Ecco, però stiamo almeno al titolo del provvedimento. Sì, insomma. Torno al titolo del provvedimento. Torno al titolo, perlomeno. Torno al titolo del provvedimento e dico che non solo questo governo non ha una strategia, ma addirittura ieri mattina mi sono trovato d'accordo con Repubblica che intitolava "È un governo senza più un'anima". Io aggiungerei e correggerei: è un governo senza anima sin dall'inizio, un governo che è nato contro gli italiani, è nato contro l'Italia, è nato soltanto per combattere la paura che Matteo Salvini ha suscitato verso queste forze politiche. L'Italia è cosciente, è consapevole di questo stato pietoso in cui versa questo esecutivo, e l'Umbria è soltanto il primo squillo. Andremo avanti perché noi abbiamo proposto una strategia per rilanciare l'Italia nel settore del turismo, in ogni settore. Voi cercate di demolire soltanto per mantenere un equilibrio che non reggerà a lungo. Grazie.